Ben ritrovati con le news dalla comunità di Primiero, edizione numero 100. In questo appuntamento, come da tradizione, gli auguri del commissario della comunità e dei sindaci del territorio. Vi parleremo poi del progetto Primiero Madagascar, ma visiteremo anche una originale rassegna di presepi a Tonalico che compie 30 anni. In apertura invece l'inaugurazione del nuovo centro wellness nella piscina di Primiero. E oggi un bel giorno, siamo qui in piscina assieme agli amministratori e ai sindaci per una visita a festeggiare la fine lavori e quindi poi successivamente l'apertura con il nuovo anno del centro benessere, un investimento importante. Abbiamo lavorato molti mesi, adesso è tutto pronto, quindi nel rispetto delle normative Covid da inizio anno sarà possibile per tutti i primierotti, per gli ospiti che ci saranno, venire a fare attività sportiva in piscina, utilizzare il centro benessere, il fitness che è veramente bello. Vi invito tutti a visitarlo e a utilizzarlo al meglio. Siamo arrivati al 100° numero di questo nostro TG della comunità, veramente tanti personaggi, tante persone sono passate a questi microfoni, quindi ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere vivo questo TG. Credo importante, visto che siamo qui in un centro sportivo, ricordare quattro eccellenze sportive che nel corso di questo ultimo anno, in questo ultimo periodo, si sono distinte, per dire che anche a Primiero si può guardare lontano ed arrivare lontano. Mi riferisco a Tommaso Giacomel, che sta scalando le classifiche del ranking mondiale assoluto nel biathlon. Mi riferisco a Giandomenico Salvadori, anche lui pronto per partecipare a un'altra Olimpiadi invernale. A Riccardo Scaletta, recentemente terzo in una Coppa del Mondo, e non ultimo a Nadir Zortea, che è partito da piccolino qui da Primiero con grande volontà, è arrivato in Serie A, gioca nella Salernitana e è veramente il nostro primo atleta, primo calciatore ad arrivare in Serie A, e naturalmente non è un traguardo facile. Così come notizia anche questa di pochi giorni fa, che un primierotto maranesi ha saputo eccellere nel mondo culturale, nel mondo lavorativo, e quindi questo è una testimonianza che anche a Primiero vi sono tutti i presupposti per poter emergere. Vi è un volontariato diffuso che dà delle possibilità ai nostri giovani per crescere, e credo che dal punto di vista politico, dopo aver fatto strade, infrastrutture, ciclabili e così via, siamo qui a inaugurare un centro sportivo e dobbiamo continuare nel dare forza, vita, vitalità, linfa anche a tutti coloro che lavorano per dare una prospettiva ai nostri giovani. Siamo alla fine di questo 2021, speriamo che il 22 sia migliore. Un augurio sincero, forte a tutti i primierotti, a tutti quanti, di buone e serene feste. Sta finendo quest'anno, arriviamo da due anni un po' difficili a causa di questa pandemia. La speranza ovviamente è che possa essere un inverno sicuramente migliore, anche se ci vorrà poco, dell'anno scorso. Quindi speriamo che il Natale porti un segno di gioia a tutte le famiglie e a tutti i nostri abitanti, insomma, e che la nostra stagione turistica possa andare avanti e ritornare ai fasti che aveva negli anni precedenti. Ovviamente speriamo che i contagi non continuino a crescere e speriamo che le persone che in questo momento sono contagiate e hanno problemi col virus non stiano male, ma riescano comunque a riprendersi. Buone feste a tutte le famiglie. Buone feste a tutti voi e a tutte le vostre famiglie, e avanti. Certo, tempo di auguri per le famiglie dopo un lungo periodo così anche difficile. Voglio, tramite la vostra emittente, mandare gli auguri in particolare alle persone sole, alle persone anziane, ai ragazzi e a tutta la comunità. Penso che abbiamo passato veramente momenti difficili, speriamo che non tornino ancora, però dobbiamo tenere duro per uscirne definitivamente. Buon Natale, buon anno a tutti. Ringrazio per questa possibilità di poter fare gli auguri a tutti. Di buone feste. Voglio rivolgere un augurio di buon Natale a ognuno di voi, a tutte le famiglie, un pensiero particolare agli ammalati, a tutte le persone anziane e a chi non ha il lavoro. Stiamo volgendo al termine di un'annualità difficile per tutti quanti, a tutti i livelli. Abbiamo però davanti un anno pieno di opportunità da saper cogliere. Rinnovo quindi gli auguri di buone feste a tutti e di un felice anno nuovo che ci porti serenità e salute.
È un periodo questo che vede ancora una emergenza sanitaria e quindi con difficoltà per tutte le famiglie. Lo spirito natalizio che entra proprio nelle nostre famiglie, nelle nostre tradizioni, possa portare un augurio di un felice Natale a tutti, soprattutto alle persone fragili e a coloro che hanno avuto delle difficoltà. Buone feste a tutte le famiglie di Imer e a tutti coloro che decideranno di passare un periodo nella nostra Valle di Primiero. Cari concittadini, siamo arrivati anche quest'anno, diciamo, al termine di questo 2021, un anno sicuramente difficile per tutti noi, in modo particolare per le restrizioni dovute a questa pandemia, a questa situazione anche sanitaria. Questo anche ha messo in discussione un po' la relazione sicuramente fra noi cittadini, ma anche i cittadini con le istituzioni. L'augurio che faccio è di cuore è che sicuramente di trascorrere serenamente queste feste, però poi affrontare il 2022 con molta speranza, diciamo, e con molta fiducia. Auguro a tutti di portare all'attenzione, al centro del proprio vivere, la relazione fra di noi, perché è il carburante per rendere vive le nostre comunità. A tutti voi auguri. Auguri di tutto cuore a coloro che si spendono con tanto amore per il Primiero, per il Vanoi, per il Mis. Grazie tante. Colgo l'occasione così bella che mi è data per augurare agli anziani, agli ammalati, agli ospiti delle case di riposo di San Giuseppe del Vanoi, a coloro che sono all'ospedale, gli auguri più vivi. Auguri più vivi alla comunità dell'ANFAS, del laboratorio, della comunità alloggio. Auguri tanti alla famiglia del Piccolo Principe. Auguri. La speranza e la gioia hanno un volto. È il volto di Gesù di Nazareth, che oggi più che mai ci offre la possibilità di vivere da amici, da fratelli e sorelle, per far più bella questa nostra famiglia del Primiero, del Vanoi e del Mis. A tutti, specialmente a coloro che trepidano un po' per la propria famiglia, un buon Natale. Nel prossimo servizio invece il progetto Primiero Madagascar e di seguito una originale mostra di presepi artistici a Tonadico. Prosegue la nostra collaborazione di amicizia con Padre Bruno del Madagascar, missionario da quasi 40 anni nel Madagascar. In questo momento abbiamo avuto l'occasione, dalla parte della Corsa per la Vita, l'associazione Una Corsa per la Vita, di avere due mezzi che sono alle nostre spalle da mandare nella missione di Padre Bruno. Padre Bruno certamente ne è super contento di questa ambulanza e di questa automedica, che sicuramente va a servizio per l'ospedale e la missione. Questi mezzi arriveranno in Madagascar circa dopo 45 giorni di navigazione, perché vanno caricate su dei container assieme ad altro materiale che è caricato sull'ambulanza e anche sul furgone e sull'automedica. C'è materiale sia sanitario che per le varie attività dell'ospedale. Ci sono mascherine, ci sono di tutto e di più, le sedie a rotelle per i bambini con i piedi torti, che in Madagascar hanno veramente bisogno di queste carrozzine, ci sono dei rampichini, delle biciclette che servono per il personale medico e personale che lavora all'interno dell'ospedale, e quindi è un servizio ad hoc che va proprio in questo senso, queste biciclette. Ma allora era il 1992 quando è nata la manifestazione, e praticamente c'era bisogno di nuove idee
per rinvigorire un attimino il paese, no? Con delle nuove manifestazioni. Da qui l'idea di creare questi presepi all'interno del centro storico del paese e non solo. E in questi 30 anni la manifestazione ha avuto successo, anzi direi lusinghieri successi. È visitabile fino al 6 gennaio. Quest'anno, per la prima volta, abbiamo anticipato l'apertura al 28 di novembre. Tutti sono unici e particolari i presepi, perché troviamo presepi artistici ben fatti, accanto a presepi che sono molto semplici, costruiti con materiali molto poveri e che risultano ugualmente molto belli. E delle volte il presepio semplice è più bello di quello artistico, diciamo. È davvero tutto anche per questo ultimo TG della Comunità di Primiero, il numero 100, l'ultimo dell'anno. Un grazie particolare a quanti hanno collaborato alla realizzazione di tutte queste edizioni. Vi lasciamo con alcune pillole tratte proprio dai primi TG della Comunità di Primiero. A voi tutti e alle vostre famiglie l'augurio di un sereno Natale e di un felice 2022.